Amici di TechnoDroid.it, benvenuti, siamo al Mobile World Congress, stand di Wiko, e parliamo di Highway Star 4G, lo smartphone top di gamma per il 2015 di Wiko. Sicuramente è molto, molto carino esteticamente, troviamo infatti un design molto semplice, completamente in metallo, è molto molto sottile, peso veramente limitato. E con alcune caratteristiche, anche alcune piccole chicche che lo rendono sicuramente molto interessante. Si tratta di uno smartphone con Android 4.4 a bordo, dual SIM LTE, processore octa-core da 1.5 GHz, 16 GB di memoria interna e 2 GB di RAM. Troviamo la fotocamera posteriore da 13 megapixel col flash LED, mentre la fotocamera anteriore è da 5 megapixel, anch'essa col flash LED, quindi una particolarità sicuramente pensata per i selfie e per appunto tutto ciò che concerne le foto da poi pubblicare sui social network. Per quanto riguarda invece la panoramica estetica, come detto, si tratta di un dispositivo estremamente sottile, con la fotocamera leggermente sporgente, ma veramente una cosa nulla, nemmeno un millimetro probabilmente. Dimensioni di 139x68 per soli 6,5 mm di spessore. Lato destro abbiamo l'ingresso per le due SIM, il tasto accensione e spegnimento. Sopra abbiamo l'ingresso per il jack delle cuffie. Sotto abbiamo il primo microfono, la cassa auricolare, la cassa stereo e l'ingresso per il micro USB, per la micro USB. A sinistra abbiamo il bilanciere del volume. Dietro, come ho già detto, fotocamera leggermente sporgente, flash LED, secondo microfono e il logo Wiko praticamente in rilievo. Per quanto riguarda invece il software, non abbiamo nessuna forte personalizzazione. Il launcher è quello proprietario Wiko, quindi non abbiamo l'app driver, ma abbiamo tutto sistemato nella home. Abbiamo alcune applicazioni personalizzate, ma veramente nulla di particolare. Troviamo una to-do list e poche altre cose. Ma è sicuramente da notare la grafica tutta ridisegnata con queste icone rotonde e con la possibilità di modificare velocemente alcuni dettagli come wallpaper, ovviamente i widget e poi gli effetti di transizione fra una scheda e l'altra. Potete vedere, è cambiata la transizione. Smartphone sicuramente molto interessante, che speriamo di provare presto. Speriamo riesca a soddisfare le nostre aspettative. Per voi dal Mobile World Congress, Antonino Russo, TechAndroid.it.